doppiatore, io lo so questo. Allora, mentre si riprendono, un altro bel applauso perché sono stati straordinari. Eccoli qua. Allora, ciao Antonio. Salve, piacere. Ciao anche a te. Buonasera. Hanno il fiatone. Io voglio sapere però da quanti anni ballano. Siete bravissimi, sembra che siete nati con la pancia della vostra mamma che già ballavate praticamente. Esatto, siamo iniziati dall'età di 3 anni. Alla faccia. Con i nostri coordinatori, Salvatore ed Elisa. E tu invece? La stessa cosa. Ah, la stessa cosa, ma siete stati sempre una coppia? No. Proprio sempre, sempre. E poi come l'hai incontrato? Innamorati, abbiamo iniziato questo percorso insieme. Adesso siamo insieme, balliamo e siamo anche fidanzati. Allora qua ci vuole veramente un grande applauso. Ma io, ultima domanda, poi vi lascio andare, giuro, mentre invece si prepara il prossimo concorrente della corrida, io lo dico perché così si prepara davvero, ed è Ferdinando Cantone. Io voglio sapere qual è il consiglio che date a qualcuno che vuole intraprendere la vostra carriera. Prima tu, Antonio. Prima di tutto, tanta passione, e poi se vogliono intraprendere questa carriera ci vuole tanto, tanto sacrificio, ma tanto. Eh sì, questo è vero, perché anche io ballavo, non ho avuto tutto questo sacrificio, non ho voluto fare tutto il sacrificio. Angelica. Però oltre al sacrificio, comunque, se fai sempre una cosa che ti piace non può essere mai proprio tutto questo sacrificio, lo fai sempre con amore. E allora, con amore, un grande applauso ad Antonio ed Angelica, bravissimi!